tante storie che si intrecciano per scoprire o riscoprire le proprie origini. E ancora una volta questo è il senso del premio Ragusani nel mondo, che è giunto alla sua 19ª edizione, che si svolgerà sabato 3 agosto alle ore 21 in Piazza Libertà a Ragusa. Ingresso libero e gratuito già alle ore 20. Organizzato dall'Associazione Ragusani nel mondo, il premio è stato presentato in conferenza stampa alla Camera di Commercio di Ragusa, l'unico ente pubblico che ha avuto modo di offrire un proprio sostegno economico. Ma questa 19ª edizione segna, come dire, un'ulteriore tappa di un percorso che è andato crescendo di anno in anno e che, nonostante tutte le difficoltà, soprattutto economiche, che oggi ci sono per via della nota carenza di fondi che gli enti pubblici hanno, ecco, nonostante queste difficoltà, questa edizione vede la luce grazie soprattutto agli sponsor privati, alle aziende che hanno creduto nel messaggio anche pubblicitario che il premio riesce a dare. Un premio che è diventato ormai un punto di riferimento dell'estate ragusana, perché consente a tanta gente di ritrovarsi attorno a queste figure di eccellenza che portano alto il nome della nostra provincia, e consente anche di dare spazio, di dare voce a tanti avvenimenti, a tanti eventi che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita del nostro territorio. È una festa della ragusanità che è sentita molto dalla nostra comunità e che, ripeto, nonostante tante difficoltà siamo riusciti a tenere fino a quest'anno in vita. Ecco, questa manifestazione si basa molto sul volontariato, si basa, ecco, sul contributo dei privati, ma è un momento bello, simpatico, interessante, che ormai tutti aspettano. E sicuramente le attese non andranno deluse, perché anche l'edizione di quest'anno sarà molto interessante, ci sono molte sorprese, ci sono tanti momenti che sicuramente saranno fruiti con piacere dal pubblico in Piazza Libertà e anche a casa, e quindi speriamo che ancora una volta non deluderemo la nostra comunità con questo momento forte, diciamo, di esaltazione dei valori della ragusanità. Quasi 5 anni che sono venuta per prima volta qua a Ragusa come Miss, oggi vengo come presentatrice insieme a Salvo Falcone, e per me è un piacere, perché veramente mi trovo come a casa, anzi sono vicino a Comiso, i miei parenti sono lì, tutto quanto, e sono stata un paio di giorni anche qua a Ragusa e l'ho conosciuta meglio, Ragusa, Ibla, altri posti, sono veramente affascinata di tutto quello che c'è qua, quindi sono molto contenta di stare qua e di compartire con voi e condividere quella serata che sarà sabato. Tu, anche tu, come un po' fanno tutti gli altri premiati della Ragusani del mondo, hai ripercorso all'indietro la strada alla ricerca delle tue origini, le hai ritrovate, hai ritrovato appunto i tuoi parenti, hai ritrovato anche l'amore per questa terra che forse non era mai andato via. Mamma, sì, da piccola comunque, perché essendo italiana tipo c'è la tradizione veramente forte, anche se siamo a distanza. Da piccola era l'Italia, Comiso, provincia di Ragusa, dove sei? Da Comiso, provincia di Ragusa. Era soltanto nominare il nome, ma quando sono venuta nel 2008 come Miss è stata proprio un evento qua, tipo la Miss arriva a Comiso, la Miss è di Comiso, tutto quanto. E sono riuscita a vedere tutta Comiso lì con le persone del comune, la famiglia, e mi sono trovata, come tu dici, con i miei parenti. È stato veramente bello, perché così lontano uno non immagina trovarsi con i parenti tutto, e siamo riusciti a vederci e poi siamo rimasti in collegamento, in contatto sempre, quindi adesso sono venuta e sono stata quasi una settimana con loro lì a Scogliitti, a Casa del Mare, tipo molto bello veramente, sono molto contenta di trovare i parenti e conoscere molte altre persone che oggi sono diventati come i miei parenti. Ancora una volta in Piazza Libertà, probabilmente l'ultima, perché il premio negli anni si è innovato, ha percorso strade sempre diverse anche quest'anno, e probabilmente sono arrivati i tempi per pensare anche ad altre location. Vogliamo trovare sempre nuovi stimoli da questo evento che riesce a catturare l'interesse internazionale. Quest'anno sarà presente la Turkish Airlines, sarà presente anche una folta delegazione di parlamentari che vengono dalle circoscrizioni estere, che avranno modo di raccontare nelle zone di provenienza alle comunità siciliane e italiane da cui sono stati espressi la bella Ragusa, l'evento che si celebra in questo inizio agosto attraverso il racconto di storie umane belle, positive, propositive e che tendono a valorizzare un territorio. Le novità di quest'anno sono date dai premi
speciali, sono dati dei premi alla carriera, sono date da un ventaglio di proposte che sono state segnalate dalla gente comune, e questo a testimonianza del carattere popolare, estremamente popolare della manifestazione. Novità che sono rappresentate dalla sinergia che si crea con i fatti di cronaca più importanti dell'attualità iblea, vedesi in particolare l'aeroporto. Si parlerà di Comiso, si parlerà di Catania, si parlerà di sistema aeroportuale integrato del sud-est e della Sicilia, si parlerà molto di cinema, tv e televisioni. Una volta tanto parliamo in toto delle belle cose che caratterizzano la nostra Ragusa e la nostra provincia. Un evento che gode dell'affetto, del sostegno dell'imprenditoria EMEA, molto meno da parte degli enti pubblici. Non ci sarà un euro da parte di comune e provincia, ed è normalissimo, attese le condizioni critiche delle finanze degli enti locali. Un evento che riusciamo a portarlo avanti grazie a una rete di rapporti che negli anni si è creata e consolidata con un pool di aziende che, con un pizzico di mecenatismo in un'epoca difficilissima, decidono di investire in cultura. Tutto questo ci rende orgogliosi e ci dà nuovi stimoli per il futuro. Probabilmente, dicevo, è maturo il tempo perché il premio trovi altre location, trovi nuovi orizzonti. Avremo modo di riparlarne all'indomani del 3 agosto.